Ad Ercolano una stanza tutta per sé dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle donne vittime di violenza è stata aperta nel comando dei carabinieri. Claudio Pappaianni. Un ambiente accogliente con arredi più caldi di quelli abitualmente allestiti nelle caserme. Prima che un luogo di denuncia è un luogo di ascolto, l'ufficio dedicato alle donne vittime di violenza è inaugurato questa mattina dal prefetto di Napoli Marco Valentini a Ercolano, all'interno della tenenza dei carabinieri. L'obiettivo proprio di questa stanza è quello di supportare le donne affinché si sentano libere di denunciare e far sentire questa non soltanto come la casa del carabiniere, ma la casa di tutte le donne vittime di violenza. Si chiama Una stanza tutta per sé, dal nome di un testo di Virginia Woolf, ed è la terza a essere inaugurata in una caserma dell'Arma della provincia di Napoli, dopo quelle di Capodimonte e Caivano. Fondamentale la sinergia con il Soro Optimist Club. Il problema della denuncia, quando emerge, è quello che accade dopo. So che sto mettendo a rischio i miei figli e quindi è fondamentale avere dall'altra parte lo Stato che mi difenda, mi protegga e mi aiuti nel cammino. L'obiettivo è favorire l'empatia tra le vittime e i militari per affrontare un fenomeno che è sempre più in crescita. Questo aumento non è soltanto significativo dal punto di vista numerico, ma dal mio punto di vista è anche un dato positivo perché vi è una emersione del fenomeno sempre maggiore. Questo è il secondo centro antiviolenza che inauguriamo a Ercolano e da settembre, scuola per scuola, aula per aula, bambina per bambina, per spiegare che la violenza contro le donne è una violenza da denunciare.